La gomma fa la gomma, moto o la mano. La gomma fa tutto, esatto. È come se tu vai a correpiedi sulla ghiaia, con le scarpe da correpiedi o con i sandali. Sei sempre te, ma non puoi andare uguale. Sei un po' sadico, esatto. Sei sempre te, ma non puoi andare uguale. Cioè, però rende l'idea, capito? Pesa anche il microfono. Madonna, si allena tutti i giorni. Pesa. Lui si allena, io no. Ma come? Tu fai così? Io tiro freccette, esatto. Oh, stai parlando con un professionista delle freccette. Cazzo, grande. Sai che io, quando ero in DAZN, stavo organizzando per andare su in Inghilterra a vedere. Ah, ma il mondiale che hanno fatto qua a giugno? Quelli, no, adesso io 2020-21 ero in DAZN. Ah, ok. Devo andare in 22, poi la MotoGP l'hanno tolta, quindi non sono andato. Se no, gli ho detto io vado gratis, l'hanno fatto un cazzo. Lui c'erano tutti quelli travestiti. Esatto. Lui ha vinto la tappa del mondiale a coppie. E quest'anno c'eravamo noi, sì. Spettacolo. Abbiamo vinto, tanta gente pensa che abbiamo vinto il mondiale. In realtà abbiamo vinto la prima partita storica dell'Italia, che però grande. Tanta roba. Io conosco bene Mastroianni. Grandi. Top. Centro, doppio 12 tuoi... dentro. Ah, il tizio del commentatore. Sì, okay. Ragazzi. Sì, eravamo sempre nelle cabine di fianco, poi da zona alla fine era piccolo, tutti lì. Però mi gasava di brutto, ma vedere tutta la gente, tutti travestiti, c'è uno vestito da Super Mario. No, ma ce ne sono dentro. Cioè, io ho visto uno che secondo me pesava 130 kg vestito da principessa. Gli hanno vietato di bere. No. E giocava la gara. No, era giù di sotto. Gli hanno vietato di bere alcolici adesso durante... Sulla pedana, sì, sul palco, sì, giù di sotto, stai sereno che gira solo, penso, alcol, quindi... Vietato, non vietato. Però bello. Vai, ci sono. Ci siamo? Beh, direi che posso tenere anche come intro questo, ci sta. Stai già registrando? Sì, stiamo già registrando tutto. Ah, ok, spettacolo. Potete dire tutto quello che volete, parolacce, cose, robe, tutto libero. Detto questo, ragazzuoli, buongiorno e benvenuti in questa nuova puntata di Contropendenza Podcast. Non so se i miei colleghi mi approveranno questa scelta di fare un podcast senza di loro, ma non potevo assolutamente perdere l'occasione di creare contenuti qui all'ECMA, visto che siamo tutti qua per incontri, eventi e tutto quello che ne consegue. Oggi con noi c'è Marco Melandri. Ciao a tutti. Ciao Marco. Ciao a tutti. E abbiamo un altro ospite che fa anche intervistatore, ospite un po' tutto. Lui è camaleontico. Top player di freccette. Top player di freccette. Abbiamo il nostro Massimo Dante, Narte Mad 56. Mamo. Esatto, tutto un mix. Quanti soprannomi? Troppi. Detto questo, ragazzuoli, oggi parliamo un po' di tutto. Tra l'altro, Marco, non ti ho anticipato niente di quello che parleremo. Non ci sono domande. Bello, è tutto molto a ruota libera. Parliamo un po' di tutto. E via, si va. Siamo qua, siamo pronti. Com'è iniziato questo ECMA? Bello, guarda, alla fine mi sento anche un po' il collante perché è il salone della moto, però sta prendendo tanto piede la bici elettrica qua. Io andando in bici elettrica, diciamo, mi sento di avere due piedi, quindi in due scarpe. E questo mi piace, quindi è un bel collante, proprio come vedi anche questo casco qui di Just One. Dal motocross è stato trasformato un casco da bici, da Gravity. Anche perché tanti appassionati che andavano in moto vanno in moto. Beh, tu per primo, sì. Che eri comunque professionista. Andavi in moto, lui? La domenica. Ah, ok. Allora, sì, infatti. Alla fine sei passato alla bici, ma raccontaci un po' come sei passato alla bici, perché secondo me tanti ti hanno visto switchare proprio totalmente da moto a bici, però non hanno capito o non sanno come è stato questo percorso. La colpa è stata della bici elettrica, ti dico la verità, che era una roba che io odiavo. E l'altra che... Ah, proprio di hater. Sì, perché all'inizio era da vecchio, non vuoi far fatica. Come tutti, quello che pensano tutti, me compreso. Bravo. E l'altra roba che proprio non mi piaceva, mi faceva cagare, era la mountain bike. Cioè era proprio una roba che non sopportavo. Ma come mai? Perché non mi piaceva la pedalata. C'era irregolare, capito? Poi sempre col rampichino, non riuscivi a capire... E nemmeno i tempi delle salite perché cambiava le condizioni, quindi non mi piaceva. Poi il cross country non mi divertiva neanche in discesa. Andando a vivere in Trentino nel 2018, ottimo posto, presi la bici elettrica perché vedevo queste gran montagne. Ho detto io pedalo poco, quindi le strade erano tutte principali, quindi trafficate, quindi volevo fare mountain bike. Ho detto però quella elettrica dai, posso fare ripetute, motore spento, poi comunque godermi il panorama, e ho iniziato a fare i miei giri. Nel 2019 correvo ancora in Superbike con Yamaha, avevo appena deciso di smettere di correre in moto. Nel frattempo, era luglio, il Trentino Marketing, lavoravo con loro, mi disse vieni come ambassador al Mondiale in Val di Sole, poi se vuoi, sappiamo che vai in bici elettrica, c'è questa gara esibizione, e sorta di cross country con la bici elettrica. Io sono arrivato là con i miei pedalini di plastica, catarin frangenti. Ma proprio quelli senza aggancio e niente. Da una parte ce l'avevo, che è ancora peggio, perché quando lo perdi poi per guardare dove vai ho piantato di quei colpi.
E mi sono montato la bici lì, mi diedero la toc la mattina, me la mando su, poi l'ho montata lì, piano piano, tra 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 tra, e vestito la bici da corsa, tutti gli altri là. Con la tutina attillata, madonna. Mi guarda Fontana, fa, dove cazzo Marco, vai? Metti in bici, io guardo il cross country, ma tutti vestiti così, quei muscolari. E poi ho scoperto, mi sono divertito da morire. Ho visto che andavo più forte in discesa che in salita. Ho iniziato a cercare gare di enduro su internet e di fatto sono usciti su YouTube i tuoi video quando facevi la enduro. Ho iniziato a guardare, ho visto che tra l'altro c'erano dei miei amici che già lo facevano. Ho preso contatto, ho iniziato ad andare a girare. Il posto più bello qual è? Finale Ligure. Ho detto andiamo a Finale Ligure in inverno. E tra l'altro una delle prime volte sono uscito poi con te. Certo. Perché Madonna, epiche le prime uscite. Sì. Marco che non fa le curve, va dritto. Sì, perché ho detto tanto vengo dalla moto, quindi vado forte, dai. Invece non è proprio così banale, cioè la bici sì. È proprio dentro gli alberi. Per certe cose è peggio della moto perché devi decidere tutto molto prima, non avendo il motore e il peso, quindi l'inerzia, devi decidere tutto molto prima. Con la moto magari devi saltare un tronco, qualcosa, gli dai il colpo di gas e il motore ti porta di là. La bici no, l'ho imparato a mie spese, piano piano. Beh, però comunque secondo me hai portato tanto della moto a livello proprio di lavoro, di allenamento, l'hai portato un po' nella bici, no? Sì, adesso ti dico, faccio chilometri perché vado tanto, però non faccio lavori specifici, nel senso che dopo 22 anni da professionista in moto, adesso mi piace proprio andare in giro, godermi i posti, fare le discese, però girare senza stress. Troppo cioè, stress. Anche alle gare, se c'è da bersi due spritz me li bevo e non ho fatto male a nessuno alla fine. Vero, vero. Ma invece posso? Quando eri atleta? No, vai. Io volevo chiedere una cosa, ma secondo te, chiaramente a livello tecnico, quando fai le discese e tutto, il fatto di essere stato allenato con la moto aiuta, sicuro? E tempi di reazione? È diverso, abbiamo anche un po' di fa, salutiamo i fans dietro la camera. E sì, ciao, no, fans. Aiuta di sicuro, vabbè, comunque stai sempre su due ruote, poi io facevo tanto motocross, mi è sempre piaciuto il fuoristrada, quindi sapevo più o meno come muovere il peso. Iniziai da bambino col BMX, okay. Però non era quello di adesso, c'era un salto per linea, quindi era molto più pedalato. Però un'idea di base ce l'avevo, quindi non partivo proprio da zero. E invece tu, Mamo, che hai fatto 1000 anni di kart professionistico a livelli altissimi, ti allenavi in bici prima o hai cominciato così a caso? Pensa che io, come Marco, li avrei uccisi tutti i ciclisti in giro molto per bene, strada. Molto bene, perché ciao ciclisti. Ciao ciclisti grandi, però adesso vi racconto il perché. Li avrei uccisi tutti perché nella nostra zona tante volte magari... io ti parlo di bici da corsa perché il mountain bike non l'ho mai ancora provato a parte una volta con te, ma ho pensato grandi risultati anche lì comunque esatto, calcolando che voi ci mettevate più o meno 3 minuti, io ci ho messo 3 ore, ma dettagli vabbè, se non hai rotto niente è andato no bene. No, non ho rotto niente neanche di me stesso, quindi anzi ho anche portato a casa un completino del Bonzili. Detto ciò, appunto, sì, la bici non mi piaceva. Poi cosa succede? Che il mio vecchio titolare 1000 anni fa ancora mi aveva fatto provare in estate la sua vecchia bici da corsa e ho fatto quel mesetto andando tutti i giorni, tutte le sere in bici e mi sono accorto che dopo i test estivi in pista mi rendevo conto che proprio aiutava il fiato, la concentrazione, tante cose, perché dopo quando vai in bicicletta da corsa, magari soprattutto che fai tanti chilometri da solo, cioè pensi e quando c'hai la fatica devi riuscire a, secondo me, a fare quello switch e dire ok, devo arrivare fino in cima, in un modo o nell'altro ci arrivi, magari fai appunto questo switch mentale, e mi ha aiutato anche tanto col go-kart appunto, e da lì mi sono abbastanza preso male. Da lì tutine aderenti, esatto, che noi usiamo a differenza della tua categoria, però ecco. Adesso vesto larghissimo. Il più largo che c'è. No, però secondo me la cosa bella è che alla fine la bici, nonostante sia uno sport a sé che comunque ha 1000 sfaccettature e categorie, unisce tantissimi mondi. Un sacco. Soprattutto, secondo me, ultimamente appunto con le bike. Ma fai anche con la bici muscolare, Marco? Solo... Mountain bike no, mai provata. Ok, mai. Lunge da me provarla proprio. Davvero? No, perché ho paura che poi mi piace in discesa, però non ho voglia di salire. Vedo gente che fa delle fatiche, delle facce disumane a salire, sì. O fa trasferimenti a piedi, cioè la bicicletta per andare a piedi c'è qualcosa che non va. Sì. E quindi l'elettrica... Pensa che c'è gente che gode a spingere la bici a spalle. È un piacere che vadano avanti loro. Io sono tradizionalista e chi si accontenta gode. Cioè io so che fino a lì mi diverto e non voglio cercare di esagerare. Che comunque...
io la sto consigliando a tantissime persone, perché secondo me è allenante sia fisicamente che mentalmente, e quindi andate in bici, cazzo. No, ma andate poi mentalmente, cioè, mountain bike vedi dei posti che o sei un camminatore folle o non puoi vedere, e quindi proprio a parte inizi ad apprezzare la terra, questo pianeta che ci ospita, e poi è bello perché puoi chiacchierare, alla differenza della moto quando fai enduro, in bici vai e chiacchieri anche, vero, con l'elettrica ti permette di chiacchierare, la muscolare è già impegnativa, quindi proprio sì, unisce tantissimo i gruppi, eh. Ho visto anche un sacco di ragazze iniziare ad andare in bici e questo è meraviglioso. Ma è bello, esatto, perché tante volte dopo ci si trova al bike station piuttosto che in giro, ti aggreghi ai gruppi, si creano, ti senti meno in colpa quando bevi, mangi dopo che sei andato in bici. Ma lo fanno anche gli altri, li posso fare anch'io. Bravo, quindi, poi dici, giusto, ho bruciato, giusto, quindi posso. Basta. Ma anche fai girare un po' più l'economia, perché vedi più posti, puoi fermarti in più bar e in più ristoranti. Bravo. In un solo giro. Ma invece, Marco, non ti manca un po' la moto? Le gare, l'ambiente? Ma no, ti dico la verità, proprio sento di aver chiuso il cerchio. Quindi quando le guardo mi diverto tantissimo, mi piace guardarle. Però quando vedo che corrono dove è caldo, mi ricordo le fatiche, la sofferenza, ci dico, sono contento di averlo già fatto. E negli anni belli, perché erano anni, ho avuto la fortuna di vivere gli anni, credo, veramente tra i più belli, a livello di piloti, di comunicazione, perché poi noi andavamo su Italia 1, quindi c'erano pochi canali, chiunque bene o male guardava le moto, ci capitava, e abbiamo vissuto proprio anche momenti dove c'era ancora spazio per le relazioni personali tra piloti ed essere se stessi anche al di fuori. Quindi no, vado in moto, mi piace da morire, ogni volta che ci vado godo come una bestia, però mi piace andarci ogni tanto per divertimento proprio. Godi come il tuo riccio? Bravo, vero? Infatti, tutti usavano stemmi aggressivi e detto, no, io voglio il riccio, che è tranquillo. Poi dice che trombare come un riccio è sempre una cosa buona, quindi sei di buon auspicio. Però se tira sugli aculi è aggressivo, quindi ci stava. Secondo me prende un po' tutte le aree. Ma tu avevi qualche scaramanzia, qualche regola che usavi in gara, che usi anche adesso con la bici, magari per le, guarda, per le gare? Guarda, ma sapevo tipo che Biagio aveva lo stesso paio di boxer da una vita. Ce li ha ancora, pare. Davvero? No, scherzo, non li ha cambiati. Ah, no. Non lo so. No, cioè, diventi scaramantico anche se non vuoi. Se io ci penso, il primo anno che ho perso il mondiale nel 99, l'ho perso per un punto, rompendomi un polso, venerdì 17, avevo i capelli viola e ho il numero 13 nella moto. Quindi tu dirai, cazzo, te la cerchi. Pensa che una volta, 2001, passo sotto la scala in Giappone tutti i giorni, mai fatto caso. Prima delle qualifiche ci passo sotto e mi dice un meccanico, cazzo, porta sfiga a passare sotto. Dai, 3 giorni che ci passo sotto. 2 giri ho lussato una spalla. E allora ci pensi, 2012 vado per tornare in hotel la sera, vedo attraversare un animale, dico, ma che bella volpe, un gatto nero, mi fermo, dopo un'ora non passava nessuno, però era mezzanotte, domattina alle 7 lo trovo in pista, no dai, è possibile, adesso vado a dormire, arrivo in hotel, cerco su internet perché il gatto nero porta sfiga, poi ho scoperto che era il gatto delle streghe, quindi di notte il cavallo non capiva che era un gatto, quindi si imbizzarriva, il fantino cadeva, si faceva male. Ma la realtà è che, essendo nero, aveva un DNA molto più forte di altri gatti e non muoiono di tumore i gatti neri. Quindi è un gatto fortunato. Mi sono convinto e il giorno dopo ho vinto. Ma sì, infatti, fine... vedi, la scienza ha battuto la scaramanzia. Ma infatti, secondo me, sono tutte cazzate quelle robe di guarda. Sì, è proprio una roba che ti metti in testa. Tu non avevi niente, routine. Io da ragazzino mi mettevo sempre delle mutande che mi ero comprato in Inghilterra. C'era su un 7 nano. Uno dei Un sette nano, uno dei tanti, mi sembra che fosse Brontolo anche. Sono 8 i nani, lo sai. Erano 8? Quello che gli piace la patata. Ah, ok. Eccolo. 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 Ah, no, aspetta. Mamo ha abbandonato il podcast. Ma avete detto che sono finito. Sì, tutto si può dire, tutto. Però... appunto erano scomode come il dio, le ho usate per 2-3 gare, dopo vedevo che le gare comunque non le vincevo, non rompevo, ho detto guarda, piuttosto corro con delle mutande più comode. Da quel giorno lì, ti dico la verità, non ho più avuto un rito scaramantico, anche perché secondo me la sfiga o la fortuna ti capita o te la crei, sì. E quindi guarda, preferisco non pensarci neanche. Beh, però nella che... testa di un però nella testa succede, certo. Perché se vinci, dici, prima ho fatto questo, non allora succede, lo rifai. Però lo rifaccio.
l'ultima volta che ti ho visto in pista che correvi, cos'era, il mondiale era? Sì. Una gara del mondiale. Quando siete venuti fuori, sì, con la macchina, perché, che pialo. Sì, perché penso lo sappiate che Mamo mi ha personalizzato delle bici. Sono andato a ritirare un telaio che mi aveva appena finito di verniciare, mi fa, no, oggi faccio schifo, no, sono in forma, guarda, no, non vado avanti. Entra in pista mezz'ora dopo, pole position. È l'ultima mia gara, è stato aprile dell'anno scorso, aprile 22, ultima gara della stagione. Ma succede. Ma infatti, guarda, non vuol dire, secondo me è una roba mentale. Quando hai poi tanta quella confidenza lì, ti viene, tra virgolette, tutto facile, che quasi nemmeno te ne rendi conto. Bravo. Quando stai rincorrendo, cagni come una bestia, non respiri, vai in apnea, spinge... Tante volte quando invece dici, guarda, ormai è andata, lascia stare, vai sereno, e è la volta che bello rilassato, meglio, vai bene con tutto, davvero, vuol dire tanto quella cosa lì. Sì. Però Marco non ha abbandonato il racing comunque, alla fine hai mollato la moto e hai ricominciato subito col racing della bici. Ma infatti è arrivata nel momento perfetto, perché comunque ero preoccupato nello smettere di correre moto, perché ho fatto sempre solo quello in tutta la vita, ed ha colmato un buco, perché comunque... anche se sei da solo, comunque è diverso, l'adrenalina quando stai per partire, anche se è una sfida tra virgolette solo con te stesso, c'è, e io ne ho bisogno. Infatti, ma ce l'hai uguale a come quando correvi in moto, di adrenalina? No, è diverso. Okay. No, no. Però quel po' c'è sempre, capito? Perché quando sei competitivo, c'è la sfida anche con me stesso. Ma poi ti senti anche vivo, secondo me, quando senti l'adrenalina è bello. Sì, per me è una necessità, è un senza, io mi manca qualcosa. Quindi secondo te c'è sempre quella componente... chi fa l'atleta, il pilota o in generale, che fa una vita quello da agonista e trovare poi lo switch per trovare qualcosa dopo, perché alla fine gli anni buoni alla fine non sono un'infinità. È vero. Sì, no, è che poi iniziando così da giovane è difficile poi capire cosa fare dopo, cambiare. Cioè è difficile che finisci... Anche perché la tua vita è stata sempre quello. Sì, e quindi ti dico, io sono contento perché poi mi ha proprio aperto un mondo la bici. Mi ha proprio fatto capire che nel mondo c'è altro e mi piace scoprirlo. Per questo anche ho preso un po' di... non è che mi sono allontanato dalle moto, però ho preso uno stop nel star dentro quel mondo, girare il mondo per le corse. Adesso puoi girarlo con la bici. Infatti... Secondo te crescerà ancora, diventerà ancora più importante anche per la questione dei bike? Secondo te c'ha un margine di crescita? Ma guarda, la sensazione è quella, perché comunque adesso per strada vendi bici elettriche, cioè chi ci va, mio babbo a 60 anni ha iniziato ad andare in bici con quella. E ho sentito rumors, però ti dico, io non so quanto di vero ci sia, che dopo questo primo anno di mondiale di enduro, mountain bike, di muscolare ed elettrico, UCI e Warner Bros. Vogliono un po' raddrizzare il tiro a livello mondiale, cioè dare più spazio all'elettrico, perché televisivamente l'enduro muscolare sembra un po' una brutta copia del DH, cioè è difficile far capire a casa la differenza. Verità, anche a me adesso quello che è l'enduro, che abbiamo fatto anche a finale con l'Industry Trophy, così alla fine è una DH, cioè per me è una DH prolungata per più tempo, per tutto il giorno, quando invece secondo me con le bike, facendo salite, un format tecnico tipo proprio come con l'enduro moto, secondo me darebbe molto più spazio a livello di spettacolo, perché comunque il pubblico si beccherebbe magari dei tratti un po' più lenti dove puoi vedere il pilota salire, fare un po' fatica. Sì, richiamano tanto pubblico. E in più puoi farlo televisivamente, rende anche di più, sì. Anche perché secondo me è difficilissimo, secondo me, fare capire a un pubblico che non va in bici quanto è difficile, quanto è tecnico un tratto. Sì, e cosa sia l'enduro, perché è talmente... dispersivo, sì. Perché alla fine secondo me la moto tutti più o meno l'hanno usata nella propria vita, quindi a livello umano sai cosa vuol dire andare forte, sai cosa vuol dire fare una piega, prendere una curva a 250 all'ora. Sì. Fare un sentiero in discesa tecnico difficile per tanti è lontano come immagine. Perché poi in TV sembrano tutti piatti e lisci, tu guardi, soprattutto prima in TV di andare sembra alle gare, tutto li guardi, facile. È facile, poi vai, corrici. Cazzo, ma non è questo sentiero che ho visto allora. No, vero. Cioè, l'ho visto adesso la Rampage, sono andato con Red Bull in Utah per la Rampage. Fa paura già in TV quella. Però fa paura in TV, fidatevi, quando siete lì sul bordo del precipizio. Battito azzerato. No, ma ci sono dei punti disumani, proprio disumani devono essere lì, sì, è vero. E invece tu, Mammo, cosa vedi? E tu che bazzichi tanto nel mondo ancora motorsport a livello lavorativo... Parli un po' con i tuoi clienti, i tuoi piloti, loro sono appassionati di bici, vanno in bici. Io ne ho un po' di amici piloti che vanno in bici, però sono più portati sulla bici da corsa. Okay. Non so perché, forse magari appunto sì, per la fatica
non so, maggiore magari di costanza, che può allenarti a livello cardiaco per il kart, e quindi la maggior parte dei miei amici va con, appunto, con le bici da corsa, però tanti anche ragazzini di qualche altra academy so che si allena tanto anche col mountain bike. Bici elettriche onestamente non le sento parlare. Guarda, nel se mondo... fai un circuito cross country elettrico, credimi che fai tanto, cioè magari gambe. Dici, secondo meno. Te anche cross country potrebbe essere interessante? Arrivo, adesso te lo dico. Ok, va bene, no, però le gambe meno, ma il cuore, non imballando mai le gambe, sta sempre a tutta. Per un certo senso è quasi più impegnativo della bici muscolare, poi dopo è diverso. Cross country il futuro, il problema è che dopo quando inizi a avere una, diciamo, una parte tecnica come il motorino, così che diventa così importante, poi è motorsport. Lì c'è la regola, quindi bisogna trovare l'inganno, cioè diventa tutto un po' complicato, capito? Quest'anno al Tour del Monte Bianco già li mettevano i motorini. Quest'anno al Tour del Monte Bianco c'era una prova speciale di 1200 di dislivello a salire, solo salita. Il primo ha fatto 29 di media, doveva staccare a 25 il motorino, dai, cioè, voglio dire. Tu lo sai pedalare veramente fuori motore com'è. 29? Ha fatto 29 di media, solo salita c'era. E allora no, diventa veramente tosta. C'è quel quadra che non cosa. Sì, effettivamente, quando, cioè, se dovessero mettere in ballo a tutti gli effetti poi la parte motoristica, diventerebbe problematico gestire la regolamentazione, i controlli, e sarebbe un po' più complicato. Ma effettivamente. Già, per dire, dove era l'ultima gara... In Francia, a Châtel, c'erano quattro giapponesi per Shimano con la Yeti, c'erano Bosch con quattro computer sempre aperti. Cioè, avere i watt dalla bici è diverso che usare nelle gambe, perché sei più lucido. Se non li usi nelle gambe e te li dà la bici, tu puoi guidare, puoi usare la tua forza per guidare, pompare la bici, saltare. Essere lucido e cercare di capire come anticipare le radici, sassi. Se devi metterli di gambe, io sono uscito con Nibali, 3 settimane fa lui aveva la muscolare. Ho detto, Vincenzo, ti faccio fare una salita che vai su a piedi. No. Sembrava un podista, sembrando. 100 metri in salita. Ah, ma l'ho vista la storia. Dopo tipo quella, sul pavé era la salita. Quella l'altra che era sentiero, proprio a piedi. Quella sul pavé, io ero già arrivato su da un pezzo e lui ha cagnato. Cioè, puoi avere i watt, ma è diverso averli da una fonte esterna. E soprattutto come ci dai a livello di lucidità, ti cambia totalmente poi tutto. Sì. Cioè, la guida, anche in enduro, alla fine... Quelli che vanno forte riescono a fare il sentiero al 90% per 10 minuti. Chi è normale fa al 90% per un minuto e poi va incalando fino ad arrivare giù che sei... Ma infatti secondo me è proprio la differenza che avevo trovato anch'io, era che se riesci ad essere lucido proprio a livello, non avere il battito a fiamma, riesci a essere più lucido e tranquillo, a vedere, a capire tutto quello che fai durante la gara, soprattutto magari verso le fasi finali della gara, no? Della performance, che sei stanco morto. Se sei abbastanza sereno, rilassato, riesci a gestire la gara in un altro modo, su quello non c'è dubbio. È vero. Ma a livello di distanze invece, Marco, cioè, all'inizio vedevo che andavi anche tanto con la bici da corsa, ti allenavi tante ore, cioè anche lì, secondo te, venendo dalla moto, ti serviva davvero fare così tanta strada, tante ore? No, quando la moto, cioè le gare comunque moto durano un'ora? No, infatti secondo me, cioè io dopo li ho fatti gli altri anni per divertimento, tante ore in giro a spasso. Quando correvo invece non facevo mai più di 2 ore, anche perché ero un po' anemico, quindi dovevo sempre stare attento a non andare in overtraining, e quindi avevo le mie tabelle di lavoro, poi magari facevo un'oretta in cazzeggio, guardavo, mi divertivo un po', però fare tante ore in bici per la moto non va bene secondo me, perché la moto è tipo una cronometro, fai 45 minuti sempre fuori soglia, tra la fatica fisica che fai, l'adrenalina, l'attenzione, il cuore sempre a tutta. Poi in bici la gamba lavora sempre, diciamo, in movimento, regolare. In moto lavori tantissimo in isometria e usi tanto gli adduttori, perché la moto devi la guidi stare aggrappato, le gambe le senti tanto in moto? La moto la guidi con le gambe e la schiena, i dorsali, le braccia in frenata, però la moto va guidata con le gambe e con la schiena, quindi tendi a perdere agilità, perché tu ti devi allenare, va bene in bici, però devi fare anche tanti esercizi con cambi di ritmo, da isometria a sparate veloci, perché nei cambi di direzione più sei veloce più sposti la moto in fretta. Ma invece la parte tecnica, perché alla fine se guardi ormai le moto sono diventate dei computer su ruote con 1000 sensori, telemetrie, ingegneri che riescono a settare qualsiasi cosa. Invece secondo me è l'opposto un po' con la bici, ma ci stanno arrivando anche lì. Bravo. La bici è molto sensazione ancora. Te
porti, cioè, sei riuscito a portare un po' del tuo metodo di lavoro, magari a livello di sensazione per fare il setting, sistemare? Ormai le bici, cazzo, hanno mille regolazioni. Ma un po' sì, soprattutto vedo che appunto sta arrivando tanta tecnologia anche nelle bici, la telemetria. Però il problema è che se la telemetria tu la monti e non la sai usare bene, è controproducente. Secondo me, perché io vedo molti che la mettono, fanno discese e guardano. Però tu invece devi cercare una discesa che sia più ripetibile possibile. Sì, perché poi secondo me anche se cambia il tempo, certo, cambierà tutto, no? Devi cercare di comparare i dati, quindi trovare una buca ogni tanto da rimetterla sempre pari e capire appunto le differenze. Bisognerebbe imparare a scendere senza pedalare, quindi capire se la bici è più scorrevole con quella modifica, capire le velocità d'affondamento, come cambiare l'affondamento massimo e la media, perché in moto ormai è tutto schematizzato e il team ormai è preparatissimo, il pilota gli dice solo in quale curva sente qualche cosa, ormai il team da solo è in grado di capire come andare. Quindi si possono fare modifiche solo per una sola curva? Puoi fare tutto, sì. Praticamente è vietato l'utilizzo del GPS in moto, quindi quando tu passi sul traguardo la moto conta i metri, va in metri. Sì, quindi è come se ci fosse il GPS alla fine. Sì, perché tu puoi dividere la moto in, esempio, 10 settori, 10 curve diverse, quindi puoi avere 10 prime marce diverse. Veramente? Dalla progressione del gas alla saturazione, che sarebbe, cioè praticamente, cioè, tu quando passi il traguardo la moto si azzera e cambia settore. Scusa, mentre il pilota gira, sì, passa, vedi, sul traguardo e si azzera, ti dà il tempo, lì si azzera e riconta. Ogni volta che vai a zero col gas puoi cambiare settore, capito? Quindi tu puoi fare 10 prime diverse, poi dopo la prima la puoi regolare in potenza statica del motore, si lavora in coppia più che in potenza, quindi in progressione e saturazione, quando sia tutto gas. Tu a volte vedi in TV che il verde va a tutto gas, quella è la manopola, perché se fa così la farfalla del motore salta in tribuna, sicuro. Poi lì dopo dipende anche dall'angolo di piega, le velocità diverse da davanti e dietro, l'imbardata, i giri motore, il carico, tu capisci il carico in base a quanto è affondato l'ammortizzatore dietro, sa quanto carico ha la gomma a terra, quindi a pari marcia, a pari quanto giri, lei ti dà più o meno, sì, decide lei se dartene più o meno. Tu devi cercare sempre di andare. Scusa, ma se per caso fai un errore che molli il gas, lei lo sa che è lì o? Sì, tipo vai fuori, fai un dritto, capisci che ti sei un po' incasinato, fa più o meno una media, cerca di ricapire dov'è, una mappa un po' di media, poi quando arrivi sul traguardo si riazzera di nuovo. Paura infatti, sì, capitava cazzarola. Delle gare, una cazzata, non prendeva il tempo sul giro quando passavi e non riusciva a capire dove era. Adesso invece lei sa che quando arriva la pista è 4000 metri, quando arriva a 4000 torna a zero da sola. Sì, perché il rettilineo comunque c'è quel margine di azzeramento. Sì. Cioè, quindi tu riesci a fare ogni curva una cosa diversa, sì, un settaggio diverso. Tu volendo, oltre che motore, anche freno motore, perché comunque il quattro tempi ne ha tanto, quindi devi aprire il gas in frenata, per assurdo, perché sennò bloccherebbe troppo. Quindi, per dire, se tu hai... Ma tu intendi tipo blipper che fa la... Blippa, e poi dopo però non è che chiude tutta la farfalla, rimane aperta, poi dipende anche lì, se si stacca la ruota dietro, perde carico, quindi apre, perché sennò si blocca. E quando tocca terra che riprende carico, tende a frenare. Meglio andare in bici. Fai marcia per marcia, angolo di piega, cura per... È un cacciare. Cioè... Ma guarda che anche la bici arriverà. Lì. Adesso già iniziano a fare le mappe per le salite, le mappe per le discese. Quindi, cioè, è solo questione di volerlo, certo, perché la tecnologia per farlo c'è. Paura. Però mi sembra già complicato adesso. Secondo te l'appassionato medio è più esperto in moto o più esperto in bici a livello di nerd, settaggi, robe? Tu che hai visto tanta gente, parli sempre con milioni di persone. Ma guarda, già la super sportiva moto, tipo una Ducati, un R1, ti permette tante cose da fare. Però hai delle mappe predefinite, tu le cambi, quindi cambi la potenza su tutte le marce o solo sulle prime tre. Dopo alcuni possono entrarci e lavorarci. È che la moto hai troppe variabili, ne hai troppe. La bici vedo che la gente è più preparata a livello di sospensioni, secondo me. Quello, è più preparata, dice, a livello di sospensioni? Rispetto alle moto, sì. Perché le moto vedono un Hollins, dicono che l'Hollins è buono. Però magari il primo montaggio della Panigale V4 è cinese, è un Hollins cinese. Ah, poi okay, vai da Andreani, compri l'aftermarket, quella buona, c'è un Hollins buona e svedese. C'è dentro i pezzi buoni. Sono diversi. ci sta. Beh, alla fine, secondo me, anche la questione di valore della bici... Secondo me l'appassionato o quello che è da un po' da fuori non si rende conto poi della tecnologia che c'è dentro, perché alla fine, ok, le bici costano una
valangata di soldi. Per quello che c'è, sì, perché tu dici c'è niente nella bici. Sì, però dico, tu con 10.000 euro, quello che è, 12, i prezzi sono, si sono alzati ancora, puoi comprarti la bici in realtà di quello che corre in Coppa del Mondo e fa una prestazione top, perché ovviamente una buona fetta della prestazione è dal rider ancora. Tanta, io vedo che fa... Per fortuna infatti, fa poi, tanto, poi parliamo anche di quello, perché voglio parlare anche di questa cosa anche con Mamo. Però in moto la gente non si accorge che, ok, sì, la moto la compri con 5.000, 6.000, 7.000, 10.000 euro, però la moto che compri standard... Non è proprio la stessa cosa di una che corre in pista. No, per dire, io con una Panigale standard ho messo due slick così così, a Misano ho fatto 39, Superbike girano 33, 32 in qualifica. Minchia, è una bella differenza. Cambia, c'hai 20 kg tra fanali e in più. Certo. Poi sì, il motore deve fare... Sospensioni, il motore, sì, tutto. L'elettronica. Non fai curva per curva, quindi alla curva 1 blocca, alla curva 3 spinge... È complicato. Sì. Poi anche il materiale stesso, come lo utilizzi, fa la differenza. In che senso anche, il materiale cioè, stesso? La stessa moto, okay, cambia come lo utilizzi, cioè la squadra se la sa mettere a posto meglio di un'altra piuttosto che... Certo, certo, assolutamente. E invece te, Mamo, lo vedi questa professionalità in quelli che corrono in kart? Cioè, i piloti che corrono in kart sono esperti nei settaggi, robe, o si affidano tanto al team, o si affidano tanto... Allora ti dico, io alla fine ormai ho 34 anni, quindi quando ho iniziato non c'era tanta tecnologia, c'erano soltanto tanti porchi e madonne dei vari motoristi, telaisti e via che andava. Io fino agli ultimi 2 anni sono venuto su così, cioè a sensazione proprio, mettevo giù il setup a sensazione e via. Però appunto incrementando la potenza dei motori, gomme che cambiano, eccetera, anche perché eccetera, mi dicevi che adesso i KZ sono arrivati a 50 cavalli 60 cioè, cavalli cose atomiche, se ti cavano l'asfalto. No, poi la difficoltà è far lavorare un pezzo di ferro come una sospensione, certo. E dopo tante volte cosa succede? Che magari hai un mezzo della madonna e ti trovi la gomma purtroppo che è difettata o cosa e butti via la gara, certo. Cioè quello purtroppo anche perché mi parlavi la gomma fa la gomma, moto o la mano, la gomma fa tutto, esatto. È come se tu vai a corrapiedi sulla ghiaia con le scarpe da corrapiedi o coi sandali, cioè, sei sempre te, ma non puoi andare uguale. Sei un po' sadico, esatto. Sei sempre te, ma non puoi andare uguale. Cioè, però rende l'idea, capito? Quando fai capire alla gente che cos'è una gomma. Detto, la gomma, la gomma fa tutto. L'altro giorno ho visto un reel di un tizio che si è fatto la maratona di New York con le Crocs. Ma c'era anche una su Netflix. Mi hanno tagliato i piedi, ho sentito stamattina. Su Netflix c'è il documentario di una che corre, non so dove, tra l'altro, telonata, corre un'indiana. Telonata. Fa le ultramarathon, 100 km con i sandali. Gli è andato le scarpe e non le ha volute, ha detto che gli danno fastidio. Sì, vabbè, ti giuro, cercalo su Netflix. Vorrei vedere la sua pelle dei piedi. No, ma tipo questo tavolino. C'ha dei duroni che potresti usare come saponette per le ginocchia in moto. Incredibile. Non mi ricordo più cosa volevo chiederti, Marco. Ah, stavamo sempre parlando della questione setup e della questione limite. Ma posso una domanda al volo? Vai, certo. Volo. Quindi tu, secondo te, ad oggi, la moto che hai vissuto tu negli anni passati era molto più uomo, molto più pilota rispetto adesso? Se dovessi dire... Era... cioè, le prime MotoGP, quando sono salito io, sì, infatti piantavi dei colpi enormi, perché... iniziava ad entrare l'elettronica, tra l'altro c'erano delle volte che non funzionava ed era pericoloso, era purtroppo peggio che... vedi Cato che si ammazzò perché gli rimase il gas aperto, però allora diciamo l'elettronica era pensata come un aiuto a non cadere, okay. Mentre adesso è uno stile di guida, appena tu tocchi il gas il traction control è già agganciato, capito? Quindi ti segue, non è che entra quando la moto scivola, lui è già agganciato e quindi lui lavora, per quello di traverso non ci vanno praticamente più, imbardano un pochino nelle curve lunghe, ma le fumate, i traversi, non puoi proprio farle, è impensabile. Non è che dici stacchi elettronica, sì, lo fai, se la stacchi e non sei abituato voli. Muori, certo. Cioè, quindi dici che adesso magari è un po' meno stili diversi, ma è più guidare in un certo modo per far funzionare bene la moto come l'hanno progettata perché deve andare. Poi sì, come la Formula 1, tipo che in quel modo la fai funzionare, che altrimenti non va la macchina. È vero, infatti vedi debuttanti che possono essere subito veloci. La differenza della moto, che c'è ancora per fortuna, è che il pilota non è un peso fisso e calcolabile, quindi con il computer, la telemetria, non riesce a capire bene dov'è, puoi presupporlo in base al trasferimento della moto, mentre in Formula 1 è un peso fisso, quindi è calcolabile e non c'è margine d'errore.
quindi deve per forza fare quello per fare sì. per far funzionare in quel modo la, l'auto. Bravo. È giusto, ok. E in bici, invece in bici lo vedi ancora molto più romantico, che è ancora il rider che fa la mattata, che fa il gesto atletico diverso, non so, vedi Goldson che minchia, nonostante abbia un fisico che lo vedi sembra ancora un bambino praticamente. Sì, beh, lì pure il, vola, il fuoristrada in generale, anche in moto, è molto più uomo che moto. E però sì, in bici ancora per fortuna c'è spazio, perché secondo me a volte fai le modifiche sulla sospensione, cambia così così, poi vedi che già solo io, per dire, che non uso le gambe bene, da quando sono fresco, quando sono stanco, la bici cambia dal giorno alla notte. Totalmente. Quindi, certo, uno che sa caricare bene la bici, usarla, la fa funzionare in modo diverso. Cioè, ancora è bello quando sono stato a girare con Moir, dici cazzo che figata, cioè vederlo girare, tanta roba, tanta roba. Sì, poi lui che tra l'altro è, cioè lo vedi, sembra proprio l'anti-rider, perché è altissimo, guida tutto, tutto strano. E sembra scemo anche. No, più che altro veramente lo, lo vedi guidare, sembra stranissimo, sì. Eppure va come una ventola, che è qualcosa di incredibile. Vedi, te, ta mamma non sei mai andato in bici da corsa con gente che va forte, tipo professionisti o roba tipo così? Te? No, non me. Io l'unica volta, l'unica attività extra per okay. cazzi miei è stato il Giro E con te. Ah, ok, ok. L'unica volta è stata quella. Quest'anno trovami qualcuno, dai, da andare a fare un po'. Va bene, facciamo il casco. Tanto. Va bene, va bene. Ma e come l'hai vista la bici elettrica, appunto, che su, su strada, su strada? Ti dico la verità che anch'io ero un pochino di quell'idea che la bici da corsa per me non potesse essere elettrica. Cioè, non esiste. La bici da corsa deve essere muscolare e basta. Onestamente, mi sono reso conto proprio nella tappa con te che se vuoi fare quella fatica in più, quella fatica proprio tua, la puoi fare. Spegni il motorino e bene o male vai. È chiaro che in salita ti devi portare, cosa pesava, 20 kg? Sì. 15 kg, quello che era. Sarebbe da pensare 17. Che siete vecchi, però adesso. Infatti Marco è un po' infastidito da queste cose. Però sto tenendo ancora botte in strada. Credo ancora all'utilità della bici. Vabbè, ma non vuoi, anch'io non, vuoi, non vuoi fare una prova con un e-bike sta no, strada? Ho fatto il giro in Lombardia, sì. Piano, però sono riuscito a fare anche l'ultimo muro spento, eh. Piano, detto, noi no, l'ultimo calma, muro lo facevamo ai 28 all'ora. Ci credo. Io piano andavo su a 10 all'ora. Però, neanche. Vedi, questa qua è la risposta classica di uno che è un po' contro le bike. Ti dice, sono riuscito a farla spenta. Infatti, sì. Tanti al giro E arrivavano a fine tappa e mi dicevano, ah, ma ho ancora 9 tacche su 10. Bravo. Costa uguale di utilizzarla. Ormai l'hai pagata la corrente. Cioè, come se uno viene in moto con te e dice, no, ma sono sempre stato in terza, gas metà, non ho non aperto tutto. Non sono pirla. Consumato poco. No, ma la penso anche così. Però è vero, perché comunque... Un bike solo turbo adesso, con la batteria 880, turbo, ho tolto anche la pulsantiera. 880? Tolto la pulsantiera, solo turbo. 1700 faccio di livello, facendo o sentire tutto o niente. Sì, sì. Dicevo che comunque anche da noi lì la tappa che abbiamo fatto, cioè certe cime per gente magari di una certa età che non può vedere, come cazzo fai a farle? Quindi sono anche d'accordo su quel lato lì. Si prende la sua biciclettina, la paga quello che la paga e via. Ci sta, è una visione molto, molto buona secondo me. E... Tornando al discorso gare, secondo te il format appunto così con salite tecniche, roba difficile, renderà molto meno accessibile la, la bici da, da, da enduro a tanti, o secondo te è proprio il futuro, si andrà sempre lì a cercare di fare roba un po' più estrema, un po' no, più non lo so, ti difficile? Dico, è mentalità, perché guarda, io adesso vivo in Ticino, vivo in Svizzera, e ho fatto, purtroppo la bici elettrica quest'anno c'era solo in una tappa della Swiss Enduro Series, e ho fatto quella tappa lì e gare in Italia. In Italia le ho viste andare nella direzione di facilitare troppo, secondo me, i sentieri. Magari va bene perché porti gente, la avvicini, però poi quando fai il salto nelle, nelle gare internazionali paghi lo scotto. In Svizzera sono toste, cioè bambini di 11 anni facevano l'ultima, l'ultima speciale Lenzerheide, facevano la DH del mondiale downhill, cioè 11 anni avevano, c'erano i pezzi a piedi, quindi forse era un po' troppo. E poi li facevano pedalare anche in asfalto, okay. Però la cosa figa è che ogni bimbino aveva un coach dietro. Ma che fosse i bike dici o muscolare? No, muscolare. Muscolare. Okay. Che fosse il babbo o il coach, avevano un adulto dietro che faceva tutta la gara con loro, anche in PS partiva dietro. Ah, anche in PS? Partiva dietro, poi li lasciava andare. Certo. Però è bello, capito? Faceva fare gare difficili, tecniche. Beh, tipo il centro di ricerca Specialized per le levo, per le bike, e alla fine in Svizzera fanno un botto di sviluppo da quel punto di vista lì. Hai il vantaggio che sei sempre nelle Alpi, quindi anche salite meccanizzate, quello è un vantaggio di sicuro, però vedo che erano toste, tecniche. Okay. E secondo te dalla parte dei rider, cioè tu che giri da comunque
giri tanto anche a finale con rider forti, girato con Moir, così secondo te dalla loro parte c'è la voglia di fare roba così molto più trialistica, molto più tecnica in salita, o secondo te sono molto più downhiller? Perché alla fine secondo me nell'enduro il retaggio alla fine è quello della DH, cioè chi smette di andare in DH sì. va a fare l'enduro. Vedo che adesso nelle elettriche arrivano okay. tutti dalla DH, tipo come okay. è stato Barel, Marin, certo. Fabien è un caso particolare perché è una bestia. E... Però in tanti vanno a pescare dalla DH, forse perché tra virgolette per l'enduro muscolare pedalano poco, non lo so, dico io. Mentre di qua forse con l'elettrica sono aiutati, quindi rimane più discesista. Non ce lo vedresti penso. Qualche motociclista, qualche endurista magari? Magari con qualche skills da trialista che... Sì, sì, no, qualcuno che in bici va, cioè quando sono uscito con Lupino, lui andava, okay. anche il Berna ha tirato un cappottone con la sua bici. Yeah. Tra l'altro adesso sta alla 6 giorni... Perso il perno dietro della ruota. A 70 all'ora, tipo. In Paganella. Tra l'altro adesso alla 6 giorni non verrò mai in Argentina, sta andando fortissimo. È mica il Trofeo delle Nazioni, no? Sì. Okay. Ha fatto... Si è portato bene? No, ma ancora 3 anni fa. Scaramantica, d'ora in poi deve sempre perdere il perno. E qualcuno viene, Toprak mi ha detto che vorrebbe venire a finale quest'inverno. Ma l'ho beccato in Paganella, che andava come una ventola. Mi aveva chiamato, non era mai andato in bici. Okay. Veramente, era la prima volta che andava in bici? Sì, sì. Facevi i salti tra le whippate. Okay. E infatti dovevo venire, poi io non c'ero, adesso dovremmo andare a finale quest'inverno. Quindi è un qualcosa che sta avvicinando... Mamma, manchi solo tu? Arriverò. Tu hai portato anche Doviziosa, hai portato. Certo, certo, sì, 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 siamo andati... No, muscolare. Muscolare perché siamo andati in parchi, però in realtà mi ha detto che vorrebbe anche provare sì. con le bike ci o fare qualcosa anche. Così. Sì, 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 sì. Quando gli hai chiesto com'è andata, cosa ti ha detto? Uè, ciò, No, in realtà era bello gasato. Ha sorriso. Era bello gasato, dai. Sì, 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 no, era bello ecco gasato. Tanto, poi siamo andati anche a insieme, siamo stati lì, c'erano un po' di suoi amici che mi seguivano anche su YouTube, gasatissimi. Mi ha raccontato che tutte le mattine si allenavano, andavano a fare le docce fredde alle 6 per fare training e tutto il resto. Ho detto, vabbè, dai. Sono malati loro. Ho detto, la prossima volta però io non vengo. No, se vengo io, birra e salsiccia, Sì, sì, assolutamente. Assolutamente. Io no, bravo, andiamo lì. No, crioterapi e tutti i cazzi. Giusto, giusto. Buona ragazzi, dai, direi che abbiamo fatto una bella chiacchierata, sì. È stato molto bello. Ci stava. Vi ringrazio Marco, grazie per il tuo tempo, visto che sei murato di impegni. No, è stato un bel defaticamento. Sì, ci sta, un po' di relax, sennò dopo sempre intervistine con le domande prestampate. Sempre le solite cose, chi vince la MotoGP, chi sono fa... lì. Sì. No, ma un'altra ricominciamo. Cosa. Ricominciamo. Ho svelato il segreto. Dai. Tra l'altro devo anche andare in bagno ragazzi, sono umano anch'io. Va bene, va bene. Buona, ragazzuoli, come sempre, se volete continuare a seguirci, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciate un commento, fateci sapere cosa ne pensate. Magari... Mettiamo i baffi a melandri. Baffo se voglio. Qua, guarda, non sono io qua. Baffo se voglio. Detto questo, noi continuiamo il nostro giro, anche perché adesso ricominciamo con altri motociclisti. Mi sa che avremo il nostro buon Nicolò Canepa. E magari se riusciamo a infilarci dentro qualcun altro, magari la sua amorosa. La sua amorosa. Io mi infilo quella la troviamo su altri canali. Detto questo, ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata di Controvedenza Podcast. Ciao, ciao, ciao. Ciao.